Una serata intensa di emozioni, grande partecipazione nella città dei Sassi per il nuovo evento del Viva Verdi Multiculti. Il festival, giunto alla 28esima edizione, ha accolto nella serata di venerdì 1 novembre la formazione del Sextour, un sestetto di sassofoni a cura del maestro Vito Soranno, musicista e compositore lucano, anima e fondatore di questo ensemble creato nell'alveo del Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni di Matera. Il gruppo si chiama Sextour, che è l'unione di due termini, sax più sestetto, in francese sextour. Questo perché? Perché i gruppi di sassofoni conosciuti sono i quartetti rappresentati dai quattro sassofoni principali, soprano, contralto, tenore, baritono. In questo caso io ho trascritto e arrangiato per sei strumenti, quindi sono sei parti singole, sono strumenti non doppiati, ma soprattutto il gruppo credo che sia unico in Italia proprio per la varietà e l'utilizzo di strumenti particolari atipici, quali il sopranino e il basso. Nelle sontuose sale della dimora nobiliare di Palazzo Bernardini, il sestetto formato da Nunzio Curcuruto, Marianna Di Ruvo, Roberto Laganaro, Fabio Montemurro, Innocenzo Oliva e dal maestro Soranno ha presentato un repertorio vario per la scelta di autori di epoche e stili diversi proposti nelle trascrizioni e arrangiamenti curati dal maestro, oltre a due partiture originali scritte per questo ensemble da autori contemporanei. Il repertorio si spazia dal barocco alla musica del Novecento, toccando autori quali Rota, Gershwin, anche autori classici come Handel. Dunque una esibizione originale e piacevole, particolarmente apprezzata dal folto pubblico presente in sala.